consiglio di andrò a dimettermi dal consiglio di provincia. Questo lo faccio per l'impossibilità che ormai è conclamata di poter reggere questa situazione. L'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni, cioè da quando siamo stati eletti e verso poi gli incontri col Presidente del Consiglio, hanno ulteriormente dimostrato qual è la volontà del Presidente del Consiglio e quindi in questo momento del partito che lui rappresenta, che come un monolite governa il nostro Paese nei confronti non solo della politica nazionale ma in modo particolare degli enti locali. Voi sapete che io sono uno di quelli, come tanti in questo Paese, che non riconosce la legittimazione di questo Presidente del Consiglio. Io credo che quando una persona sale al potere senza il voto popolare si tratti in quella fase della storia di quel Paese di un regime e non di un ente democraticamente eletto. Sono le elezioni che rendono le persone, danno alle persone l'agibilità di poter decidere. Quando poi le decisioni che vengono prese sono incredibili, come quelle che sta facendo quest'uomo, che sta facendo una serie di danni pazzeschi a questo Paese, quello di pensare di tenere in vita un ente come le province, di lasciare la delicatezza di ruoli come quelli che abbiamo detto prima, scioglie il ghiaccio, leva la neve, tiene le scuole sicure, tiene le calde, interviene su una marea di temi sensibili vicini ai cittadini, ti lascio le competenze, ti levo i soldi, ma ti lascio la responsabilità. E quando i regimi fanno questo, io credo che voi mi insegnate che esiste solo la resistenza. Non ci si può piegare mai ai regimi, specie quando i regimi danneggiano le istituzioni democratiche di un paese.